Il karate non è solo uno sport. In una città africana come Dar es Salaam, dove spesso l'unica legge che vale è quella del più forte, essere in grado di combattere in questo modo viene considerato un superpotere. Il dojo è molto di più di una palestra. In Giappone la parola significa luogo per la ricerca della via. Per i suoi allievi, Sensei Jerome non è solo un istruttore di arti marziali. Per tutti, a Dar es Salaam, Jerome Magama è il Black Samurai, un supereroe che ha dedicato la sua vita ai più deboli. In Africa, i più deboli tra i deboli sono gli albini. E oggi stiamo andando insieme a lui a una lezione di karate molto speciale. L'albinismo è un'anomalia genetica, vuol dire nascere senza melanina, il pigmento che dà il colore alla pelle e la protegge dai raggi ultravioletti. In un paese in cui il sole batte come un martello, questo sarebbe già di per sé un problema, ma non è l'unico. Nell'Africa subsahariana, gli albini sono considerati portatori di sfortuna e spesso sono abbandonati dalle loro famiglie, che li considerano una maledizione. Secondo credenze locali, sono creature magiche e gli amuleti realizzati con le loro ossa hanno grandi poteri. Per evitare di essere uccisi o mutilati, sono costretti a vivere nascosti o rinchiusi in centri come questo. Nel nostro paese, molti albini hanno perso le mani, altri hanno perso le gambe, altri invece hanno perso molte parti del loro corpo. Dipende da quello che questi stregoni gli chiedono di portare. Vanno dallo stregone e lui gli dice: se vuoi avere successo, se vuoi raggiungere quell'obiettivo, allora portami le ossa di un albino. Una volta in uno di questi campi, io ho conosciuto una bambina albina. Aveva una sorella, anche lei albina. Una notte sono arrivati degli uomini e l'hanno mutilata davanti alla madre e alla sorella. Come fanno a fare una cosa del genere davanti ai parenti? Com'è possibile? Davanti ad altri bambini? Anche lei è albina. Convive con questa immagine tutti i giorni. È esattamente in quel momento che mi sono detto: devo fare qualcosa.
Claudia era arrivata dalla Polonia per completare la tesi di dottorato. Nei piani originari sarebbe dovuta rimanere solo 6 mesi, ma dopo aver conosciuto Jerome, ha abbandonato la carriera universitaria e ora questa è diventata casa sua. Jerome, dal canto suo, sostiene che non c'è nulla di casuale nel loro incontro. Aveva capito fin da subito che era lei la donna che da bambino aveva sognato in modo ricorrente. Jerome sa che ho lasciato tutto per venire in Tanzania. Quando ci siamo conosciuti e ci siamo messi insieme, non c'è stata una lunga discussione per decidere dove vivere, perché Jerome aveva già un lavoro qui. Questa è la sua vita. Da quando era ragazzo ha costruito la sua personalità, la sua carriera, la sua vita interamente sul karate. E quello che ha realizzato lo ha fatto con grande sacrificio. Per me non era così importante dove avremmo vissuto, e dato che lui ha tutto qui, è stato molto facile decidere di restare. Mi sento a mio agio sapendo che, se necessario, possiamo tornare in Europa. Lui non si aspettava che decidessi di restare, mi ha dato libera scelta. E ora che abbiamo un figlio di 15 mesi, devo dire che quello che mi disse all'epoca è vero. Siamo completamente alla pari, sia a casa che sul lavoro. Mahmoud è uno degli atleti del dojo di Jerome. Zungu e Atumani sono i figli di sua sorella. Alla nascita di Atumani, il padre non è riuscito ad accettare il fatto di avere ben 2 figli albini e li ha abbandonati nella notte. Da allora vivono con Mahmoud e la sua famiglia, dove nel frattempo sono arrivate le sue gemelline Samira e Munira. Ho conosciuto Sensei Jerome nel 2005. Ho iniziato a praticare le arti marziali, soprattutto il karate, quando ero molto giovane e forte. Io, da ragazzino, ero veramente un tempista. Mi piaceva fare a botte. E un giorno ho perso contro uno che era di gran lunga più grosso di me. E mi sono chiesto come potevo fare per riuscire a vincere contro uno così. Questo mi ha portato a studiare karate. Ho 5 bambini albini. Solo il karate può aiutarli a superare quelli che possono essere i pericoli delle strade. Sappiamo che in queste strade spesso e volentieri ci sono uomini senza scrupoli e che qui in Tanzania gli albini corrono grossi rischi, lo sappiamo tutti. Ecco i miei amici, siete i miei grandi amici, Black Samurai. Devono studiare il karate, è importante. Per essere liberi, per superare la paura, per essere forti e pronti ad affrontare quello che potrà succedere. Se incontreranno degli uomini malvagi, sapranno difendersi. Non avrò paura per loro. Se imparano il karate, tutto sarà possibile per loro. Non ci sarà bisogno di temere nulla, ce la faranno. Due volte a settimana, Jerome arriva fino al centro di Dar es Salaam per tenere corsi di karate per i ragazzi.
Zungu e Atumani fanno fatica a stare al passo con gli altri. Gli occhi degli alpini sono più sensibili alla luce e questo rende tutto più complicato. Black Samurai è sotto pressione. Devo mandare una mail al governo, al Consiglio Sportivo Nazionale. Dovevo mandarla già stamattina, ma purtroppo mancava la corrente. In Africa anche mandare una mail può diventare un'impresa. Ogni anno il dojo di Jerome organizza un seminario di karate a cui possono partecipare gli atleti di tutta l'Africa sudorientale. Sensei Ganshan ha perso un occhio da bambino, ma grazie all'allenamento e allo spirito di sacrificio è riuscito a vincere per ben 4 volte il torneo più importante del paese. Fede Lee è un disegnatore e sta lavorando a una graphic novel dedicata al Black Samurai. L'idea è di aiutare i giovani a capire il vero spirito del karate. Finisco dopo, non ce la faccio più. La mia testa sta scoppiando. Per raccontare la mia vita significa parlare del karate. Non so da cosa preferisci iniziare, ma diciamo che il 90% dei miei familiari certamente non era d'accordo che io facessi karate. Non volevano nella maniera più assoluta. L'unica è stata mia madre. Si metteva sempre lì a guardarmi. Purtroppo però è morta. Quando la persona da cui tu dipendi scompare, è lì che iniziano i problemi. Il karate non insegna solo le tecniche del combattimento, a calciare e lanciare pugni. Il karate è pieno di insegnamenti e di strumenti per affrontare la vita. La prima volta che io ho conosciuto il mio istruttore professionista è stato qui, a Dar es Salaam. Ogni giorno andavo a vedere gli allenamenti. Tutti i giorni, sempre, tutti i giorni. Poi tornavo a casa e ripetevo scrupolosamente tutto quello che avevo visto. Mi allenavo da solo. Ripetevi? Sì. Poi un giorno il sensei mi si è avvicinato e mi ha fatto un colloquio. E ha capito che non avevo i soldi per seguire il corso ufficialmente. Perciò mi ha invitato a partecipare lo stesso. Da allora ho avuto la fortuna e la possibilità di studiare gratuitamente. Il karate è una scelta di vita. È uno sport capace di trasformare chiunque in una brava persona. Vedi, saper combattere non significa dover combattere. Il karate ti forma il corpo, ma anche la mente. Ti porta a trovare la sicurezza, la capacità di controllarti. Se tu mi chiedessi quando è stata l'ultima volta che ho combattuto per strada, ti risponderei, non lo so, non me lo ricordo, senza alcun motivo mai, capito? Questo semplicemente perché il karate mi ha trasmesso dei valori. Qualunque cosa tu decida di fare con queste tecniche, qualcosa succederà. E non sempre sarà una cosa gradevole. Qualcosa di pericoloso accadrà. Perciò sta a te formare la tua testa e capire che non sono tecniche che puoi usare con leggerezza quando ti pare, come e quando vuoi.
Il tuo braccio deve stare così, in modo tale che se arriva il pugno lo puoi evitare. È chiaro? Ora prendi il mio polso e prova a girarlo. Sei pronto? No, 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 devi girarlo in questo modo. Sì, bravo, così non ti sfuggirà. Forza, su, provate voi. Ich, mi, son. No, devi bloccarlo, chiaro? Se non lo blocchi, alla fine riesci a colpirti. Devi cercare di anticipare le mosse del tuo avversario, senza aspettare di vedere partire il colpo. Se il colpo viene dal basso, devi cercare di deviarlo sopra la tua testa, verso l'alto. In questo modo il suo corpo sarà scoperto, e quindi in quel momento potrai colpirlo tu. Immagina che le braccia di tuo fratello siano delle spade. Devi allenarti, perché se il tuo avversario ha un'arma, anche un solo colpo potrebbe essere micidiale. Quindi avanti, prova di nuovo. Ich, mi, san, chi, go, rock, sich, ach, u, jo. Bene. Uno dei problemi con cui gli albini devono fare i conti è la progressiva perdita della vista. La mancanza di melanina ha effetti anche sulla retina e gli albini dovrebbero evitare il più possibile di esporsi al sole senza lenti protettive. Ragazzi, forza, andiamo. Così Jerome e Claudia hanno deciso di fare loro un regalo. I due fratelli sono tesi come se stessero per affrontare una prova d'esame. Il fatto di non riuscire a vedere i simboli sulla lavagna luminosa li mette in difficoltà, come se ci fosse qualcosa di sbagliato in loro. Molti albini in Africa non si possono permettere gli occhiali. Vivono in un mondo sfocato che rende ancora più difficile la loro integrazione. Per la prima volta, il mondo di Zungu e Atumani inizia ad assumere contorni più definiti. Di ritorno dalla spiaggia, Jerome e Claudia visitano il luogo dove vorrebbero realizzare un dojo per albini. Il problema più grande, però, è quello di far accettare alle autorità l'idea che il karate non sia un'attività violenta. Penso che il karate possa aiutarli molto a migliorare la loro fiducia in se stessi. Può infondere in loro quello spirito che ti dice che non devi mollare mai. Praticare arti marziali non significa solo lottare. Questo è il posto dove vorremmo costruire il nuovo centro per i giovani eroi. Va da lì, dove finisce quel muro, fino a qui, e poi lungo tutto quel lato. Vedi? Fino all'albero. Pole pole, piano piano, come dice la gente qui in Tanzania. Questo non lo facciamo per noi, ma per i ragazzi che soffrono. Io ci sono passato. Quella vita la conosco molto bene. So perfettamente cosa si prova. Sai cosa serve? So bene cosa serve. Sì, lo so più di chiunque altro. Sensei Edward è il maestro del Black Samurai. Vive in Sudafrica ed è arrivato in Tanzania per tenere il seminario organizzato da Jerome. Ecco, io sono dietro a Sensei Stan. E tu sei seduto qui.
Hai visto quante belle foto? Sì. Padre è un mio studente. È per questo motivo che non viene più al dojo ad allenarsi, perché i ragazzi devono andare a scuola e ovviamente non può lasciarli da soli. Lui deve stare sempre insieme a loro, sapere dove vanno, sapere tutto quello che fanno, sì, in ogni momento. Quindi gli ho detto: Mahmood, io vorrei tanto che tu tornassi e soprattutto che i ragazzi venissero ad allenarsi. È per questo motivo che mi sono offerto di insegnarli gratuitamente. Anche l'iscrizione al dojo è gratis per loro. Non devono pagare nulla. Quindi devono solo venire, anche se non è semplice. Per questo ci siamo organizzati per andarli a prendere. Perché Mahmood da solo non ce la farebbe mai. Però ci siamo noi qui per aiutarlo. Ho capito. Siamo vicino a lui come una vera e propria famiglia allargata. È questo che siamo. Certo, certo. Così non si stressa troppo perché sa che non è solo. Ci siamo noi. Si chiamano Zuma e? Zungu e Atumani. Ascolta, Atumani sta andando a scuola. Sì. Sembra che abbia iniziato tardi. Sì, perché, vedi... Che è successo? Prima di tutto aveva paura e poi, sai, gli albini hanno un grave problema con gli occhi. È per questo che sono andati a scuola molto tardi. Dobbiamo assolutamente aiutarli. Sappiamo che ci sono persone che vogliono fargli del male, però noi che pratichiamo karate dobbiamo renderli liberi, sicuri e protetti quando sono con noi. Vorrei che loro andassero in Giappone, dove il karate ha le sue radici, dove potrebbero incontrare i maestri giapponesi. E poi, visitando il paese, capirebbero sicuramente meglio il vero senso del karate. Sai, la cosa positiva è che ora le porte sono aperte. Io ho aspettato 40 anni, 40, per andare in Giappone. E quando ci sono andato, il posto mi ha colpito davvero molto. Pensavo che fosse come il Sudafrica, che avrei avuto una stanza a parte, una stanza solo per i neri. Non pensavo che mi avrebbero insegnato insieme ai bianchi. Invece è andata così, eravamo sullo stesso tappeto. Perché i giapponesi insegnano a chiunque si presenti lì, sì, davanti a loro. Non dicono: sei nero, mettiti da un'altra parte. Loro mi hanno aperto la mente. Andare in Giappone ha cambiato radicalmente la mia vita e il mio modo di pensare. Potrebbe fargli bene. Direbbero che possono fare qualunque cosa su questa terra, non ci sono limiti. Loro devono solo essere esposti a questa prospettiva. Siamo capaci. Non esiste che noi non possiamo fare questa cosa oppure quella. No, non esiste. Sono solo le altre persone che ci fanno credere che non possiamo fare qualcosa. Però, dal momento che raggiungono il livello per partecipare ai tornei internazionali, devono stare in salute. Sì. Capisci? I ragazzi hanno delle creme solari, ne avranno bisogno. E non sono cose che si comprano tanto facilmente. Credo proprio che dovremmo parlarne con gli altri e dire: allora, guardate questi ragazzi, possiamo raccogliere dei soldi per aiutarli a comprare queste protezioni per la loro pelle? Vorrei che ci fosse un ragazzo albino al torneo in Giappone tra un anno, quindi facciamolo. Sensei Edward è uno dei primi karateka di colore ad essersi affermato a livello internazionale. Nonostante sia costretto a camminare con le stampelle, quando indossa il kimono sembra non averne bisogno. Sono venuti da tutta la Tanzania per ascoltare la sua lezione di karate, ma Zungu sembra avere altro per la testa.
Vai! Forza! Avanti! Guardatemi! Destro, sinistro, destro, sinistro! Provate! Devi colpire velocemente e forte, così, in questo modo. Dopo potrai controllare. Os! Ora il pugno. Quello sinistro. Purtroppo la vista di Zungo è destinata a peggiorare. Deve quindi imparare a muoversi il più rapidamente possibile se vuole essere in grado di difendere se stesso e la sua famiglia. Per farlo ha bisogno di capire dove sbaglia. Jerome ha deciso di dare a Zungu la propria telecamera. Il ragazzo potrà così rivedere i suoi allenamenti e perfezionare la sua tecnica. Zungu non è mai aggressivo. Gli piace studiare, osservare il mondo per capire il funzionamento delle cose. Se potesse scegliere, probabilmente passerebbe la maggior parte del suo tempo davanti a un computer, piuttosto che indossando un kimono. Lui però non può scegliere. Per gli sciamani e le persone che credono nei poteri magici degli albini, il loro corpo può valere migliaia di dollari. Le persone che abitano nel suo quartiere faticano a guadagnarne 10 alla settimana. La famiglia di Mahmoud vive in due stanze. Le porte non hanno serratura. E tutti nel quartiere sanno che in quella casa vivono 5 albini. Io mi chiamo Zungu, ma il mio nome completo è... Zungu, indietro! Sei troppo vicino, devi andare indietro! Io mi chiamo Zungu, ma il mio nome completo è Abdulkadir Omari. Lui è mio fratello, si chiama Atumani, e il suo nome completo è Atumani Omari. Lui invece è mio zio. Lui si chiama Mahmoud Abdulkadir e questa è la mia famiglia. Lei è mia madre. Il suo nome è Mariam Abdulkadir. Lei invece è la mia piccola cugina e si chiama Mariam Abdulkadir e invece lei è mia zia e il suo nome è Asma Abdulkadir. Lei invece è mia nonna, si chiama Nuru Abdulkadir. Questa qui è tutta la mia famiglia al completo. Adar, come in gran parte dell'Africa sud-orientale,
Muzungu non è un vero e proprio nome. La parola deriva da Muzungu, l'appellativo non sempre amichevole, con cui un tempo chiamavano i coloni inglesi. Oggi sta per uomo bianco. È raro vedere degli occidentali da queste parti. E basta fare qualche passo per Magala, il quartiere dove vive Mahmud e la sua famiglia, per sentirla ripetere spesso. Il prossimo campionato di karate dell'Africa sud-orientale si terrà proprio a Dar es Salaam. Ci saranno degli ospiti dal Giappone e potrebbe essere una grande occasione per mostrare i progressi di Zungu e Atumani. Così tutte le mattine, alle prime luci dell'alba, Jerome ospita i ragazzi per un allenamento extra. Ti fa male? Stanno scomparendo. Avevo tutto il braccio ferito e ora va meglio. Lo vedo. Qui ce ne sono ancora molte, ma va meglio. Oggi dobbiamo lavorare sullo stile del colpo. Su, forza, provate. Così, dritto. Adesso facciamo qualche esercizio per le gambe. Abbassatevi, lentamente, con la schiena appoggiata al muro. Dovete conoscere il vostro corpo. Se rafforzate i muscoli delle gambe, non cadrete. Chiaro? Bene, dovete rafforzare questi muscoli qui. Stringete le gambe e abbassatele lentamente. Silenzio, iniziamo. A tu mani, preparati. Stringi, forza. Stringi. Rock. Cic. Hach. Q. Giucchiai. Sos. Devi metterti qualcosa con le maniche lunghe. Potrebbe mettere quella camicia, che dici? Eh? Che camicia? Quella bianca e nera che ti piace tanto. Così può coprire tutti quei segni che hai sulle braccia. Va bene. Devi sempre portare le maniche lunghe. Sì, ho capito. Sempre. Il problema è che io non ho così tante camicie. Devi lavarle tutti i giorni. Sì, è vero, ha ragione. In fondo questa è l'unica soluzione che hai. O dovrai rimanere a casa. Ne ho anche una bianca. Invece dov'è la tua camicia a maniche lunghe? Io ne ho tantissime. Sì? Sì, è vero. Ne ho più di una. Allora devi indossarla. È difficile trovare delle immagini di una tecnica pulita e chiara. Sono davvero contenta che Zungu sembri essere realmente interessato al karate. Certo, lui è albino, capisce che gli serve per difendersi, ma è pur sempre un bambino. Sai, quando faceva karate qui da noi all'inizio, sembrava che lo facesse per dovere, non mi sembrava lo facesse con passione. Era un po' come se lui volesse dire, d'accordo, vengo qui con mio zio, faccio un po' di karate, so che è per il mio bene, però ora è diverso. E secondo me è molto importante che tu riesca ad alimentare questo spirito in Zungu. Lui deve credere in se stesso, ma deve anche vedere che tu credi in lui. È importante. Perché in fondo lui, sì, lui è ancora un bambino. Andiamo! Poco più in là, Zungu ha iniziato ad esplorare le potenzialità di avere una telecamera in mano. Per chi è abituato a veder sfocare le cose quando si allontanano, poter contare sullo zoom è una cosa straordinaria.
Tra un'inquadratura e l'altra, Zungu ha conquistato un'inaspettata popolarità tra i ragazzi del vicinato. Dar es Salaam è una città sul mare, ma non è facile arrivarci da dove vivono Zungu e Atumani. Mahmud non può permettersi creme protettive per tutta la famiglia e spera che l'acqua di mare aiuti la pelle dei ragazzi a rimarginare le scottature. È come una medicina, l'acqua salata. Sì, è come una medicina. Tutte le tue ferite scompariranno. Zio, ma l'olio per la pelle si mischia con l'acqua salata quando entriamo a fare il bagno? Sì, quando fate il bagno qui vedrai che tutte le ferite si asciugheranno. Bastano 3 giorni. Il mare può guarirci. Giusto? Sì, basta fare il bagno. Davvero? Starò sempre in acqua. La prossima volta porto una tanica. Così possiamo portare l'acqua del mare a casa. Sì, è un'idea. Facciamolo. Le noccioline non sono solo per voi. Lo so. Hai sentito che cosa ha detto? Non possiamo litigare per questi. Zio, vuoi mangiarle tutte tu? Ora basta. Ne hai mangiate troppe. Sì, ma sono buone. Puoi finirle tutte. Ti prego, solo un altro po'. Ragazzi, ora basta mangiare. Per favore, sono buonissime. Avete già mangiato le patatine e il pollo. Lasciate qualcosa anche per gli altri. Non ridete. Tranquillo, non le finiamo. Vergognatevi. Sono così buone. Un mese prima dell'inizio del torneo, Jerome decide di accettare i due albini all'interno del dojo. D'ora in avanti, Zungu potrà allenarsi con i grandi. Da qualche giorno sono Zungu e Atumani a darci la sveglia. Sì. Pronti? Qualcosa è cambiato nella testa di Zungu e i risultati ora iniziano a vedersi. Sì, bene. Molto bene. Saluto. Pronti? Os. Sì, os. Os. Arigato. Fine. Arigato. Molto bene. Bel lavoro. Bel lavoro. Bravi. Bel lavoro. Come va? Tutto bene. Davvero? Sì. Che mi dici?
Finalmente sono qui. Sono contento. Devo fare una cosa. Che cosa? Tagliare i capelli. Allora vai. Ciao, a dopo. Ciao. Passo più tardi. Jerome è considerato una sorta di celebrità nel quartiere dove è cresciuto. Anche se ormai ci torna solo per andare dal barbiere. Sensei Edward è tornato in Tanzania. Più tardi ci sarà la conferenza stampa del torneo e lui sarà uno dei giudici. L'evento è di quelli importanti. L'intero torneo sarà trasmesso in diretta televisiva in tutto il paese. È l'occasione che Jerome aspettava per mostrare a tutti i progressi degli albini. Ho iniziato a praticare il karate 2 anni fa e devo dire che mi piace davvero tanto. Come ti sei preparato per questo torneo? Pensi di dimostrare il tuo talento? Mi sono preparato molto bene e penso di avere delle ottime possibilità per poter vincere. Mi chiamo Atumani Umari. Molto piacere, Atumani Umari. Come ti sei preparato per partecipare a questo torneo di livello internazionale? Mi sono preparato per vincere. Mi sono allenato per moltissimo tempo insieme a mio fratello e adesso spero di riuscire a vincere il torneo. Perché hai scelto il karate? Il karate... lo pratico per imparare a difendermi nel modo giusto. È importante per noi che abbiamo la pelle così essere in grado di sapersi difendere, perché essere albino ti fa correre dei rischi. Per questo mi sono avvicinato al karate e ho deciso di partecipare a questo torneo. Che cosa speri per il tuo futuro? Il mio sogno è quello di diventare come Sensei Jerome. Per Zungu è una situazione completamente nuova. Fino a qualche mese fa non avrebbe mai immaginato che oggi avrebbe parlato in TV e concesso selfie ai compagni. Quelli che qui chiamano Dala Dala sono gli unici mezzi pubblici di Dar es Salaam. Da qui per arrivare in centro potrebbero volerci anche 3 ore. Così, per evitare brutte sorprese, Jerome ed Edward decidono di andare a prendere i ragazzi. Quanti sono? 5. Ah! Forza, facciamo una bella posa. Sorridete? Su, sorridete! Sorridi! Tranquilla, Marian. C'è tuo cugino, non piangere. Tutto è pronto per l'inizio del torneo. Anche se un samurai non lo ammetterebbe mai, Jerome è teso. Vuole che tutto sia perfetto davanti agli ospiti giapponesi. Thank you.
Dopo la pausa, arriverà il momento che Zungu aspetta da mesi. Se tutto andrà come nei piani di Jerome ed Edward, il ragazzo potrebbe ricevere un invito per andare in Giappone. Avete lavorato molto per arrivare fino a qui. Siete pronti? Sì, hai ragione. Chiaro? Zungu è molto emozionato. Avanti, dillo. Sì. Rimani concentrato. Andrà tutto bene. Sì, sì. Ce la faremo. Sì. Aspetta, non riesco a capire perché oggi non riesco a fare questo kata come vorrei. Sta tranquillo. Puoi darmi un ultimo consiglio prima del torneo? Rimani concentrato. Sì. Ci siamo quasi. Siete pronti? Ci siamo. Quando tutto sembra pronto, accade qualcosa di inaspettato. I minuti passano e il torneo non ricomincia. La tensione sul volto dei ragazzi del dojo è palpabile. Qualcosa non sta andando nel verso giusto. Gli ospiti giapponesi chiedono di parlare con Zungu. Ma il traduttore sullo smartphone non è abbastanza in un momento come questo. E così tocca a Sensei Edward spiegare a Zungu perché non potrà partecipare al torneo. Le ferite che ha sul corpo sono state considerate incompatibili con l'attività agonistica. Potrebbero sanguinare, creando problemi agli altri partecipanti. Per Zungu è un colpo durissimo. Ma il torneo deve andare avanti. E a lui non resta che rifugiarsi, dove nessuno può vederlo piangere. Non vedo l'ora di fare il bagno. Sì, sono al mare insieme ai ragazzi. Torno più tardi. Il maestro di karate Gishin Funakoshi, fondatore dello stile Shotokan, ha scritto: «Lo scopo ultimo del karate non si trova nella vittoria o nella sconfitta, ma nella perfezione del carattere dei partecipanti». Per Zungu e Atumani, il karate non è una scelta, ma una necessità. Quanto tempo sarà necessario? Il sogno del Giappone è solo rimandato. Yeah!
Spesso la sensibilità dentale si presenta insieme a fastidi delle gengive. Sensodyne, sensibilità e gengive, svolge una doppia azione per la sensibilità dei denti e per le gengive irritate. Un doppio beneficio con un unico dentifricio. Unibonsai al fianco delle imprese con le sue soluzioni salute. 3.000 centri medici convenzionati, garanzie complete e innovative e il videoconsulto medico. Scopri di più su unibonsai.it o in agenzia. Scegli il futuro. Unibonsai, i suoi agenti, orgogliosamente italiani.